Il progetto della nuova Internet nasce all'interno del piano industriale del gruppo BPER e risponde all'esigenza della banca di predisporre un'unica piattaforma interna sulla quale poi poter caricare una serie di informazioni e tutta l'attività lavorativa di un gruppo bancario che sta sempre di più crescendo. Il progetto della nuova Internet è nato circa un anno fa con una fase importante di assessment dove abbiamo voluto coinvolgere e ascoltare i bisogni di tutti i collaboratori per cercare di costruire una piattaforma veramente creata sulle loro esigenze. Questa fase di assessment poi è sfociata nella fase più realizzativa, la fase che attualmente stiamo vivendo, che ci consentirà poi di approdare a un lancio della nuova piattaforma indicativamente all'inizio del 2015, del prossimo anno. La nuova intranet del gruppo BPER introduce elementi innovativi, perlomeno per la nostra banca, quali quelli della social collaboration. Vorremmo creare delle community nelle quali poter far collaborare i colleghi e nel portare all'interno processi di lavoro che oggi vengono vissuti con strumenti, diciamo, più tradizionali. Quello che ci ha colpito di più e che si presenta come di buon auspicio è il fatto che la volontà di partecipare, di collaborare ad attività che magari esulano dal lavoro diretto dei colleghi si è dimostrata molto importante anche in questa fase di progettazione, dove abbiamo coinvolto oltre un centinaio di colleghi che si sono resi disponibili nel progettare la internet sulle loro esigenze. Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici dello sviluppo della nuova internet, abbiamo utilizzato una piattaforma consolidata per fare sinergia con quanto già in azienda avevamo, sia a livello di conoscenza sia a livello di stack tecnologico. Per cui abbiamo adottato una piattaforma DBM sostanzialmente, che mette un po' a fattor comune tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato per creare la nuova intranet collaborativa e quindi la parte sia di social collaboration che di instant messaging per le parti di chat. Però abbiamo cercato di fare questo, diciamo, nascondendo le complessità tecnologiche, ma cercando di riprogettare i contenuti sulla base dei bisogni dei nostri colleghi. Quindi il grande sforzo che è stato fatto in tutta la fase di progettazione iniziale dai colleghi della comunicazione è stato proprio quello di riuscire a tirar fuori i bisogni dai nostri colleghi, e noi abbiamo cercato poi di riprogettare insieme a delle società che ci hanno accompagnato in questo tipo di esperienza i contenuti sulla base dei loro bisogni, cercando di nascondere, diciamo, l'impatto tecnologico che è sempre un freno al cambiamento di questo tipo di iniziative.